Detto questo, si è appena concluso l'anno 2014, siamo già, quindi oggi si parla di programmazione 2015. Uno sguardo breve su quello che è stato appunto l'anno appena conclusosi, per come dire, cogliere qualche segnale che serve poi da indicazione. Al di là della parte sportiva, che ha visto, diciamo così, dei circuiti consolidarsi, in particolare il circuito amatoriale di salto ostacoli, che è diventato ormai una realtà che è ben diffusa nel Lazio perché è nata ed è già la quarta edizione, sta crescendo molto anche nel sud Italia, nel nord Italia, e finalmente nel 2015 avremo la possibilità di gestire questi tre circuiti, diciamo così, in queste macroaree per convergere una programmazione unica a livello nazionale. A parte le discipline queste integrate, di cui parleremo in maniera più approfondita più in avanti, oggi premieremo parecchi di questi ragazzi, anzi quasi tutti, che continua ad essere, mi piace dirlo, un po' il fiore all'occhiello della nostra attività sportiva, perché è proprio l'esempio di come si può far bene in maniera anche semplice, spontanea, come si possono dare delle risposte all'utenza e a chi le chiede. A parte queste, abbiamo cominciato nel 2014 a calendarizzare dei circuiti di monta western che si sono ben consolidati e si presentano nel 2015 pronti con un'attività ancora più strutturata. Detto questo, però, l'aspetto che più abbiamo colto nel 2014 è la validità di molte partnership. Mi piace pensare, ma questo è un po' il segnale, che ASI sia veramente diventata una casa ideale per chi vuole svolgere attività sportive nel mondo equestre. E lo spunto ce l'hanno dato appunto gli utenti della monta western, della monta americana. Questa è una disciplina che è stata abbastanza, permettetemelo di dire, l'ho detto forse già in altre occasioni, è stata abbastanza maltrattata da una, a mio avviso, maldestra suddivisione di competenze per quanto riguarda l'esclusività della gestione delle discipline, competenze divise tra FIDE Treccante e FISE. Dicevo maldestra perché trovo inconcepibile che tutte le attività, stiamo parlando male del CONI, quindi siamo in casa CONI, che c'è un po' di contagio. Ritengo abbastanza inconcepibile che tutte le attività propedeutiche a quella che è la disciplina principe, il reining, siano in capo ad un ente di riferimento, una disciplina associata di riferimento che è la FIDE Treccante, mentre il reining, appunto, che è la disciplina principe, che deve raccogliere, diciamo così, tutta la base che gli viene dalle altre attività, sta in capo alla FISE. Senza parlare del cross country, che è una delle prove di completo, il completo è una delle discipline più importanti della FISE, il cross country di competenza esclusiva della FIDE Treccante. Quindi questo evidentemente ha creato molto disagio, tant'è vero che le discipline, diciamo così, di monta western si sono organizzate, tra l'altro dimostrando anche un po' come si fa lo sport, perché sono molto capaci, hanno una grossa capacità organizzativa, in delle associazioni che fanno più o meno capo alla loro madre, associazione madre americana di disciplina. Bene, queste associazioni erano presenti, tuttora sono presenti alcune di loro nel panorama italiano, non collocate correttamente dal punto di vista sportivo, alcune assolutamente estranee al mondo CONI, quindi svolgevano queste attività al di fuori del mondo CONI. ASI ne ha accolta qualcuna di loro e quest'anno rappresentano, nel 2014 hanno rappresentato, nel 2015 rappresenteranno ancora di più, un punto molto solido di partenza per lo sviluppo di queste discipline. Altre partnership abbastanza importanti, ad esempio nel mondo allevatoriale. Nel mondo allevatoriale noi abbiamo un'ottima relazione che si basa su dei protocolli d'intesa con l'Associazione Italiana Quarter Horse, altrettanto con l'ANICA, l'Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo, così come delle partnership molto prestigiose. In primis, mi viene da dire, perché è un rapporto ormai consolidato per quanto riguarda l'horsemanship, abbiamo praticamente il team Parelli Italia. Sappiamo tutti Parelli che è il metodo più diffuso nel mondo per quanto riguarda il rapporto uomo-cavallo, l'horsemanship. Questi tecnici hanno trovato in ASI
un ente ideale per innanzitutto gestire le loro qualifiche tecniche, sono iscritti al nostro albo e di conseguenza rappresentano per noi, sono stati inseriti in un contesto formativo nazionale e quindi curano la nostra formazione. Un'altra partnership che si sta consolidando in questi giorni ed è per noi molto ma molto prestigiosa è con l'ANCE, chi sa di discipline olimpiche sa benissimo che è l'unica associazione del concorso completo di equitazione che raccoglie l'attività, associa appunto l'attività del concorso completo di equitazione in Italia, senza mezzi termini ci sono diverse medaglie d'oro olimpiche all'interno di questa associazione, che hanno bisogno di un ente che assolutamente, come ha detto il Presidente, non in sovrapposizione e mai in contrasto con la federazione di riferimento, gli dia però degli ambiti, li hanno chiamati concorsi, gare low cost, va bene, ci piace questo termine, gare low cost, per poter avere, come dire, una palestra che diversamente risulterebbe troppo onerosa, per arrivare all'attività di vertice in maniera, quindi questo è una ulteriore dimostrazione in cui l'ente diventa parte funzionale della federazione, quindi un partner ideale per arrivare poi alle attività di vertice in maniera più utile agli affiliati. Detto questo, io approfitto per dei saluti, oggi ci è venuto a trovare il Cavaliere Orlandi accompagnato dal suo grande amico, grazie Cavaliere della sua presenza. Cavaliere Orlandi non ha bisogno di presentazioni, è candidato alla presidenza della Federazione della Sport Equestre, accompagnato dal suo amico l'ambasciatore Guido Angeli, grazie per essere qui. Devo ringraziare sicuramente l'ente che ci ha sostenuto, il nostro ente ci ha sostenuto, a cominciare dal presidente Barbaro, a seguire dal vicepresidente Alessandro Levanti, avvocato Alessandro Levanti, molto spesso chiamato in causa proprio per la sua professione, il nostro ambiente non ci spesso ci porta a trattare anche gli argomenti legali. Ribadisco assolutamente l'attenzione che abbiamo a non sovrapporci con le attività della federazione, anche se devo dire la federazione è commissariata, quindi stiamo vivendo un periodo un pochino particolare, ovviamente transitorio. I rapporti con la federazione variano molto da regione a regione. Noi abbiamo purtroppo delle regioni molto molto ostiche, con un atteggiamento molto molto ostico nei confronti degli enti di promozione sportiva e questo ci pone ovviamente una grossa difficoltà, mentre abbiamo altre regioni, non sono qui ad elencarle, ma chi ha orecchie per sentire sa cosa deve sentire, cosa deve recepire. Ci sono altre regioni dove effettivamente sia con la Federazione della Sport Equestre che con la FIDEC riusciamo ad avere un ottimo rapporto territoriale. Per noi, ripeto, abbiamo davanti, conosciamo, io personalmente mi sento un uomo molto fisico, con trascorsi fisici, quindi forse riesco a interpretare bene questo ruolo proprio per questo, ma l'importanza è che le nostre attività rimangano assolutamente propedeutiche a quelle di vertice, ovviamente in capo alla Federazione. Grazie e a tutti.